Ben ritrovati con la storia. Oggi parliamo del ponte di Rialto, è uno dei simboli più importanti della città di Venezia che fu costruito in soli 3 anni. E allora conosciamo la sua storia. Le antiche comunità si trovavano appunto nell'isola di Rivo Alto e qui avvenivano gli scambi commerciali nonché l'armamento delle navi. E visto l'incremento dei commerci si ritiene utile collegare le due sponde del Canal Grande. Andiamo poi al 1181, quando il doge Sebastiano Ziani ordinò la costruzione di un ponte in legno e il progetto fu affidato all'architetto Nicolò Baratieri. Questo ponte venne chiamato il Quartarolo perché appunto si rifaceva a una piccola moneta che serviva di pagamento per l'attraversamento del ponte. Successivamente questo ponte ebbe poi un incremento dal punto di vista commerciale con negozi i quali poi pagavano l'affitto per la manutenzione del ponte stesso. Però nel tempo, nei secoli, ci furono crolli, ci furono cedimenti che crearono danni ma anche vittime. Sarà così che il Senato veneziano decise la costruzione di un ponte in pietra e ci fu un bando al quale parteciparono i più importanti architetti dell'epoca come Michelangelo, Palladio e anche Sansovino. E c'era un problema, il passaggio di grandi imbarcazioni che appunto trasportavano merci e rifornivano i fondi. Dopo tante discussioni ma anche polemiche venne scelto il progetto dell'architetto Antonio da Ponte, architetto veneziano, perché prevedeva un'unica arcata e superava il problema del passaggio delle grandi imbarcazioni. Il progetto di Andrea Palladio venne scartato perché appunto prevedeva 3 arcate. Questo ponte iniziò la costruzione nel 1588 sotto il dogado del doge Pasquale Cicogna e terminò nel 1591. Furono impiegati 12.000 pali di olmo e di larice per le fondamenta. Inoltre ha una lunghezza di 48 metri, una larghezza di 22 metri e l'arcata è di 28 metri. La salita è composta di 3 rampe. La salita centrale di 10 metri, quelle laterali di 3 metri. È caratteristico perché appunto ci sono negozi da ambole i lati. È costato moltissimo, circa 250.000 ducati. Quindi si tratta di un'opera di ingegneria edilizia straordinaria e nei 500 anni di esistenza non c'è mai stato un cedimento. Questo ponte sono passati e passano e milioni di turisti e si tratta veramente di un'opera straordinaria, fotografata in ogni momento, quindi un'opera che dobbiamo solo esserne orgogliosi.